Innanzitutto è stata bellissima, meravigliosa. Prima di tutto gratificante per la chiamata di Luca Banchi, perché quando il capo allenatore che ha vinto l'ultimo scudetto ti chiama a dare una mano, ovviamente sei orgoglioso. E secondo per l'ambiente che ho trovato, che è il vero ambiente Olimpia. Io avevo avuto esperienza alla Virtus Bologna come vice allenatore, quindi sapevo che la storia di una società come questa prevale su quello che è lo squisito lavoro sulla squadra, quindi l'impatto ambientale è decisamente ridondante da tante informazioni che ti arrivano e dal fatto che in ufficio c'è la foto di Casalini piuttosto che di Dan Peterson, piuttosto che di Meneghin o McAdoo. Poi sul campo lo staff tecnico e anche lo staff dirigenziale mi ha aiutato a dare una mano. Quello che ho cercato di dare è entusiasmo, perché è la mia caratteristica principale, e anche delle qualità tecniche che evidentemente sono state riconosciute rispetto al ruolo che dovevo ricoprire. Io ho preso queste settimane come un enorme accrescimento personale e aggiornamento tecnico. Quello che ho potuto verificare è stata anche l'enorme disponibilità da parte di tutti, compresi i giocatori, nel lavorare con me, e ovviamente io sono stato a disposizione di tutti per tutte quelle che erano le esigenze della società. In realtà io ho visto nascere la squadra, ma adesso che me ne vado la squadra assume i suoi connotati definitivi. Sarà una squadra che ha costruito da subito un'etica del lavoro importante, ha certamente una grande disponibilità a richieste nuove e ha voglia di invertire la tendenza di essere sostanzialmente bella e incompiuta, che è quello che è successo negli ultimi anni. Questa è la volontà, c'è un enorme, enorme desiderio da parte di tutti, sia i nuovi, sia quelli che erano già qua, di dimostrare che sono effettivamente capaci di competere ad ogni livello e in ogni momento della stagione.